Gio è scritto come? J di Jolly o di Otranto? Posso chiudere? Aspetta. Posso chiudere qua? Ah, allora, chiudere. Allora, Gio Conti scritto, hai detto? J di Jolly o di Otranto? Joy. No, Gio. J di Jolly o di Otranto? Sì. Conti, sì. Ok, di dove sei? E sono di Palermo, di qui. Pendrive. E ci trovi dei brani inediti, sì. Sia in italiano sono che in spagnolo. Perché in spagnolo? Perché gli ho fatto l'album in italiano e in spagnolo e mi hanno detto cioè, tu porta quello che e hai. Perché? Perché adoro questa lingua e quindi... Ma tu sei stato in Spagna? Sì, sì, sono stato tante volte in Spagna. Madrid, vero? Madrid e Barcellona anche. Quindi sono sia in Spagna che in Catalogna? Sì, tutta un po' così. Quindi è già per te Catalogna? Sì. Ok. No, non è importante questa cosa. Per me è Catalogna. Sì. Non può più tornare in spagnolo. Dopo quello che è successo non può più tornare in spagnolo. Sì. Cioè, devono prenderne atto. No, è un fatto... È significativo questa cosa. Cioè, la frattura è stata talmente forte che... Non... Sai che con le cose che viviamo qui in Italia, sempre con la minaccia della Padania, della Lega, di questa cosa... E io non sono un separatista, anzi sono uno, l'Italia tutta unita. Un po' mi è dispiaciuto perché io conosco anche sia Barcellona che Madrid, conosco questa voglia dei catalani di volere sempre dividersi dai castigliani, vabbè, ma poi in Spagna diciamo con l'ETA, cioè tipo là ci sono tante etnie, vabbè, è un discorso. Questo mi fa va un po' battuto, paura. Va battuto. Mi fa un po' paura sta cosa. Allora i brani non li ho scritti io, tranne uno. Qual è? Sorridi e canta, che è un brano elettronico, un po' dance per la verità. E allora, quale vuoi cantare? Io veramente ho portato già cantati perché mi hanno detto di ci canti sopra. Ci canti sopra, così okay. Mentre ascoltiamo, dimmi. Ok, allora vuoi? Meglio soltanto ipocrisia. Sì, cartella italiana. Sì, soltanto ipocrisia. Sono già a posto. Vai. Non ci sono regole, non rimane che un perché, solamente nelle favole ho visto vincere. Amore di chi si vuole, bene senza un limite, e tra noi anche se c'è, non è rimasto niente. Scuse, ciò che dicevi in mezzo alle tue accuse, sono io a farne le spese adesso. Sei soltanto ipocrisia, l'immagine va via di te, che adesso chiamo nostalgia, ma non ti illudere, puoi sorridere, ma sappi che arriverà quel giorno e non avrò bisogno di te. Il rumore di città mi riporta alla realtà e mi fa tremare un brivido leggero che mi dà un colpo sordo all'anima, un vuoto dentro e non si fa, ma la speranza di riaverti è più forte. Arriverà quel giorno e
Joe, tu fai musica dal vivo? Sì. C'hai degli amici con cui ti accompagni, che ti accompagnano? Sì, sì. C'hai un gruppo? Sì, sì, c'ho un gruppo, sì. Riesci a fare pezzi tuoi o ti costringono a fare dei cover? No, faccio un po' e un po', sì. Questo è mio, non l'ho scritto io, però... No, sì, dico, è un pezzo che è del tuo repertorio, sì, quando vai a fare musica dal vivo? Sì, suoni a Palermo? Anche, sì, quando capita. Oppure suoni tanto, dico, in Sicilia? No, no, è un po' che sono fermo, sinceramente, però dipende, sì, quando capita, dove ci chiamano, sì. Questo devi più che lavorare su un disco che viene dopo, devi lavorare live. Devi lavorare e fare concerti al vivo. Il disco viene dopo. È cambiato tutto il mercato della musica. Prima c'è il live e poi c'è il disco. Quindi è importante che tu lavori moltissimo sul disco e confronti le tue canzoni con un pubblico, hai capito? E dopo vedrai che cambia anche il modo di fare. Comunque è una bella canzone, hai capito? Non è una canzone che dici gridi al miracolo, è qualcosa di assolutamente nuovo, rivoluzionario, però è bella, fatta bene. Quindi il consiglio che io ti do è di continuare e fare concerti dal vivo e così affinerai il tuo modo di fare e il tuo modo di cantare in una maniera, capito? Che perché vedi, paradossalmente suonando dal vivo diventi più personale, perché quando tu canti per un disco, eccetera, chiuso in uno studio, c'hai più influenze di altri che ammiri, di altri che ti piacciono, eccetera. Andando su un palco, acquisti sicurezza, anche perché ti confronti con la gente, la devi conquistare, sei tu che la devi conquistare. Non tu. Questo devi fare, capito? Questo ti consiglio di fare. Live. Anche i Tintoria fanno solo live, sono 4 anni, 5 anni che non fanno un disco. Per dire 4 anni live no. I dischi sono la conseguenza, cioè se tu fai tanti live e la gente, a parte che i dischi non li vendono neanche più quelli che li vendevano una volta, cioè Ramazzotti, Giovanni, pare che vendono tutti questi dischi, cioè continuano a venderli ma non come si vendevano una volta, e poi nei live vendono più dischi, quindi e questo potrebbe essere anche una cosa buona per gli artisti, perché se sei bravo e la gente ti vede e si diverte, si compra il disco. Una cosa molto importante, quello che capita a noi. Joe, questo devi fare, live, e vedrai che ci vediamo, perché avrai una personalità ancora più forte. Ok, grazie, ciao, in bel lupo. Ciao.